Volevo innanzitutto ringraziare Alberto Casalani per avermi invitato. Per me è la prima volta di fronte a una scuola con una platea di studenti così ampia. La premessa è che sono stato intervistato dalle Iene, ho risposto bene, ma non mi hanno fatto passare. Io speravo che almeno uno di quelli rispondeva bene. Io mi sono appassionato molto alla questione delle leggi elettorali, sono cittadino in Parlamento, mi occupo di politica, a mio parere da sempre, nel senso che per me la politica è aprire il frigorifero e vedere se la frutta che ho comprato non arriva dall'Argentina ma arriva da vicino casa, significa anche che va questo. Nel 2009, con la nascita del Movimento 5 Stelle, mi sono iscritto immediatamente, ho iniziato a fare anche quell'attività politica, non da privato cittadino, non nel senso civico della politica esclusivamente, ma anche come delle vere e proprie battaglie sull'inceneritore e sulla discarica di amianto in provincia di Cremona, sugli statuti e referendum all'interno degli statuti dei comuni, ovvero sia di quella possibilità che oggi purtroppo c'è, ma non viene permessa, non viene data questa possibilità dai sindaci e dei consigli comunali, perché nei comuni e nelle regioni, quindi negli enti locali, non Stato, ma secondari, c'è la possibilità di fare il referendum propositivo, c'è la possibilità per un cittadino determinato anche di mettersi lì, scrivere qualche cosa, raccogliere le firme e obbligare i nostri consiglieri, il nostro sindaco a fare quello che diciamo noi. Queste battaglie in alcuni anni mi hanno portato ad essere oggi un cittadino dipendente pubblico. Io non mi sento e non sono evidentemente un politico. Sono una persona che da dipendente privato, oggi un dipendente pubblico, e da un mestiere, ed è il mestiere di fare le leggi, che è alla base una cosa che è semplice: come voi ragazzi dovete fare un'interrogazione, evidentemente vi dovete preparare per questa interrogazione. Quello che sto facendo io è prepararmi per fare delle buone leggi o per migliorare le leggi che non ritengo buone, mi sembra un lavoro come un altro. Mi sono appassionato alla legge elettorale, perché semplicemente è quella legge da cui dipende il livello democratico della nostra vita. Avete detto benissimo, entrambi. Dalla legge elettorale dipende veramente la nostra e la vostra quotidianità. Perché se in Parlamento, come purtroppo è accaduto in questi anni, arrivano le persone sbagliate, faranno quelle leggi, se una canna è un reato, vi mando in casa oppure vi permette di farla, se è passare col rosso è un reato oppure no, e che sanzioni vi comporta? E incidono evidentemente sulla vostra felicità quotidiana. La legge elettorale quindi è quello che trasforma il vostro voto da cittadino libero in un seggio, cioè una persona che vi deve e vi dovrebbe rappresentare in Parlamento. Ebbene, questo, con la legge elettorale che abbiamo avuto negli ultimi 8 anni e con quello che sta uscendo con l'Italia, che è un porcellum peggiorato, non sarà possibile. Perché se fino ad oggi il cittadino, noi, ha il potere di, meglio, ha un potere, chiamiamolo potere, solo il giorno del voto, con questa legge elettorale non sarà neppure il giorno del voto, perché va a votare qualcuno che non è scelto da lui, perché è scelto dalle segreterie di partito, quindi da 2 o 3 capi, perché quelli sono 2 o 3 capi che comandano su tutti noi e sul Parlamento, che dovrebbe essere il luogo dell'espressione della sovranità popolare, che si esercita nel momento del voto. Questo non accade perché voi andate a votare gente scelta dai capi partito e perché quella persona potrebbe non essere, e questo è il peggiorativo del porcello, e questo è il paradosso dei paradossi, chiamato in tutti i modi effetto flipper, effetto random. Tu voti Mario Rossi di un determinato partito, fa vincere il seggio a quel partito, ma il seggio, quindi il posto in Parlamento, va a Cremona, a Brescia, in un'altra qualsiasi città, in un'altra qualsiasi, in un altro qualsiasi collegio all'interno della circoscrizione. Ed è una cosa allucinante questa: c'è la necessità di far tornare i cittadini al centro della vita politica e sociale del paese, e ovviamente ciò con una forma di governo che è una democrazia parlamentare. Vado a votare, c'è un Parlamento che mi rappresenta e che dovrebbe portare che cosa? Le voci e le istanze dei cittadini. Noi abbiamo, come Movimento 5 Stelle, all'inizio ottobre depositato una proposta di legge, ora ne stiamo facendo un'altra online. Mi prendo un paio di minuti per descriverla, perché il presupposto che ci siamo posti in 7-8 ragazzi, membri insieme a me della Commissione Affari Costituzionali di Camera e Senato, abbiamo detto che cosa vorremmo che comportasse una legge elettorale. Bene, vorremmo che ci fosse un livello di democrazia alto, cioè che i cittadini
possono scegliere, a me questo piace, a me questo non piace, è candidato nella lista sotto il Movimento 5 Stelle, metto una bella X a quello che mi piace. Ciò significa che incido sulla possibilità che quella persona che mi sento rappresentarmi bene può entrare in Parlamento. Questa è la prima cosa, i cittadini devono tornare al centro della vita politica. La seconda cosa è il fatto che il vostro voto non si esercita solo, il vostro potere di cittadini non si esercita solo nel momento in cui metto quella X. Noi abbiamo detto no, si dovrebbe esercitare durante tutto l'arco dell'attività politico-parlamentare che quella persona che con il mio voto ho contribuito a far entrare in Parlamento esercita. E noi abbiamo, adesso non vi descrivo l'architettura tecnica, abbiamo trovato il modo, è il modello cosiddetto spagnolo, quindi ho detto due secondi, cioè collegi molto corti, poche persone le posso conoscere, arrivo in un territorio piccolino e di conseguenza le conosco, le posso conoscere, e se non rispettano le promesse che hanno fatto durante la campagna elettorale, che grazie alle quali, o a causa delle quali, hanno capito il mio voto di cittadino, questi signori qua non vengono più rieletti perché dipendono da me cittadino. Purtroppo ovviamente rimarranno, perché c'è il vincolo di mandato, senza il vincolo di mandato, che è giustissimo, rimarranno in Parlamento, ma al prossimo giro, tra 2 anni, 5 anni, se la legislatura durerà 5 anni, non verranno più rieletti. Con quello che esiste adesso, col progetto di politico, non è così, perché i signori parlamentari rispondono, e io come deputato in questo momento me ne tiro fuori perché io rispondo ai cittadini, rispondono al capo, e se non fanno quello che dice loro il capo, è solo rimasto meglio, vengono rieletti solo se fanno quello che gli dice il capo, che potrebbe essere l'esatto opposto di quello che gli ha detto quel milione di cittadini, quel 10.000 preferenze che ha preso, grazie alle quali sono andate lì. E questo significa ribaltare la democrazia, significa che il tavolo è ribaltato, ci sono sopra solo 2 o 3 persone e sotto tutti i cittadini che contano 0, perché il Parlamento conta 0. E questo è la cosa di cui noi dobbiamo lottare, ed è per questo che questa è una sala piena di ragazzi che probabilmente voteranno le elezioni di maggio sulle elezioni europee o le prime elezioni comunali, comunque faranno la prima loro votazione. È il momento in cui, momento storico in cui è assolutamente necessario sentirsi obbligati a partecipare, a trasformare il voto da uno strumento di delega, che è quello che è stato adesso, io vado a votare, mi fido di te, tu diventi il capo delle mie idee, porta avanti queste idee, però non ti seguo più, non so più quello che fai. Questo è uno strumento che ha fallito. Il voto delega in bianco a quei signori che sono lì da 20 anni ha fallito e ha portato il nostro paese in ginocchio. Questo deve trasformarsi in voto, strumento di partecipazione, che è come vi dicevo prima. Io voto in modo consapevole, con la preferenza, perché tutto è parte dalle preferenze, cioè dalla possibilità di incidere, e partecipo seguendo il politico eletto l'attività politica, se non fa quello che ha promesso, quello che il cittadino ha chiesto di fare, perché sono di portavoce, devono essere di portavoce, le istanze dei cittadini, le richieste di aiuto devono arrivare in Parlamento. La politica mediatica, la politica televisiva deve finire, perché la politica televisiva è un qualcosa di vacuo, è un titolo, è uno slogan. Fatta la legge elettorale non significa niente. Mia moglie può fare una torta, il senso non è ho fatto una torta, potrebbe essere immangiabile il cibo che ha fatto, è più importante assaggiarla, non dire se è buona come qualsiasi cibo perfetto. Fatto la legge elettorale non è una notizia, l'obbligo di noi cittadini è: cosa significa fare una legge elettorale? Com'è la legge elettorale? Andiamo a fondo. Ed è il giudizio critico di cittadini consapevoli e liberi che è il ribaltamento di questo tavolo e farlo tornare come dovrebbe essere. E questo per me è fondamentale. Ma se tu vuoi dire sono del Movimento 5 Stelle? Come? Hai detto... Un altro mito che io stesso mi sono sentito inculcare in anni e anni ed è il mito della governabilità. Ci hanno sempre detto, e Renzi è il massimo artefice di questo, che la sera stessa delle elezioni si deve essere un vincitore. Ma che cosa significa che la sera stessa delle elezioni si deve essere un vincitore? Se un partito, come giustamente la professoressa D'Amico ha fatto un
esempio che non è neanche così un esempio scolastico, prende il 7% e ce ne sono 10 che prendono 3, e col sistema creato a Renzi e Berlusconi e dal Fanno fa vincere la partita al 7% tutta la posta in palio, cioè 300 insieme a 21 hanno passato al 55-52, una maggioranza del Parlamento, poi il partito al 93% di dissenso nel paese, di gente che non l'ha votato. Questa è governabilità, ci saranno comitati di cittadini, associazioni di qualsiasi genere e tipo che contrasteranno l'attività politica di questo partito. Quella è governabilità dall'alto, che non ha niente a che vedere con la democrazia, quella è la dittatura del capo. Loro vogliono creare un sistema che stia in mano esclusivamente ad una persona o due persone e tutti devono sottostare alle istanze di queste persone. Noi vogliamo una democrazia esattamente opposta, che dove i parlamentari rispondano alle richieste dei cittadini e rappresentino i cittadini. Punto. Questa è la cosa che tra l'altro è prevista dalla Costituzione e non ha niente a che vedere col fatto che si debba vincere la sera stessa. In Gran Bretagna, ad esempio, se è maggioritario significa che ho vinto tu per dopo, ho vinto tu vinco io. In realtà c'è stato un terzo partito che sono seduti, hanno fatto degli accordi programmatici, l'hanno fatto in Germania, che si è proporzionale, ci hanno messo 3 mesi a fare il governo in Germania, sono arrivati con 200 pagine scritte nero su bianco di programmi. Qua abbiamo un neo presidente del Consiglio che si presenta in Parlamento con 3 pagine, vacuo, prive di contenuto, senza di nulla, non c'è nessuna linea programmatica sostanziale, effettiva, realizzabile. Questo purtroppo è il motivo per cui tutti noi ragazzi, voi ragazzi, è necessario che nella vita quotidiana fare politica non significa essere consiglio comunale, consiglio provinciale, consiglio regionale in Parlamento. Fare politica significa quotidianità, attenzione quotidiana, visione laterale delle cose. L'informazione arriva, non è detto che sia giusta, approfondiamola, verifichiamola. Questo è fondamentale. Io vi descrivo come cittadino in Parlamento quello che è successo sulla legge elettorale, per farvi capire. Il Parlamento svolge, a detta di Costituzione, la funzione legislativa, cioè può proporre evidentemente leggi, se arrivano dal governo o da altri enti, le può legge lavorare dentro la funzione legislativa, emendare, migliorare e poi approvare. La funzione legislativa è in mano al Parlamento. Questo non esiste purtroppo in Italia, perché io non ho mai approvato in 12 mesi di Parlamento una legge di iniziativa parlamentare, cioè consiglio mio collega che deposita, ne ha depositate centinaia, una proposta di legge che arriva in Parlamento, arriva in commissione, perché prima sono le commissioni che sono dei piccoli parlamenti, piccoli numero di membri ricordi del Parlamento, ci dividiamo di 630 deputati, si dividono in 14 commissioni permanenti, affari costituzionali, ambiente, bilancio, a seconda delle materie tematiche. Ma non è la commissione, non è l'iniziativa parlamentare, sono solo decreti legge che fa il governo, che dovrebbe farlo in caso di straordinaria necessità di urgenza. Vi faccio un esempio. Se una calamità naturale è un caso di straordinaria necessità di urgenza, questa straordinarietà di urgenza dovrebbe per sé avere alla base la totale condivisione della politica e dei politici sulla materia. Se c'è una calamità naturale, se c'è un evento particolarmente straordinario e urgente, tutti devono essere attenti e condivisi nell'aiutare, nell'intervenire in quel caso di straordinaria di urgenza. E quindi c'è il decreto legge urgente che dura pochi, entro 60 giorni deve essere convertito. Ci sta che ci sia un lasso temporale entro cui entra in vigore immediatamente col deposito e con la pubblicazione di gazzetta ufficiale, e dopo 60 giorni deve essere convertito. Il problema è che non esiste mai la straordinaria necessità di urgenza, leggi che fa il governo. Ciò significa che anche lì quella funzione legislativa data al Parlamento che rappresenta la sovranità popolare non c'è, perché la fa il governo. E la tendenza allora, che il collego che ho detto prima, è proprio quello di, se oggi è una prassi questa, chiamiamola così, la vogliono regolamentare, vogliono che per Costituzione, per regolamento della Camera, il Parlamento diventi un organo di mera ratifica, schiaccio un bottone, mi arriva dal governo la legge, schiaccio un bottone, mi arriva una mail, confermo. Questa è una cosa che non va bene per la nostra democrazia, perché ha come conseguenza il fatto che non ci sia un dibattito. Io vorrei vedere un paese dove la legge elettorale, anche se è una materia tecnica, mi rendo conto potrebbe essere noiosa, ma prima di essere approvata, viene condivisa con i cittadini. Io vorrei, abbiamo la fede, si può
noi siamo nati, noi non siamo un movimento 5 Stelle, non è solo la rete. Utilizziamo la rete perché costa zero, semplicemente perché abbiamo rifiutato 42 milioni di rimborsi elettorali, perché io prendo 70% di stipendi, 50% di stipendi in meno. Punto. Quindi non ho i soldi per fare la politica come la politica tradizionale, e di conseguenza utilizziamo questo strumento. Utilizziamo tutti, utilizziamo uno strumento anche per condividere, per utilizzare la politica, per condividere dei contenuti, così quando arriviamo ad approvare una legge del parlamentare che deve essere preparato, votare in modo consapevole, schiaccia quel bottone e trasforma in legge una legge elettorale che incide sulla nostra vita quotidiana. Voi già lo sapete, noi già cittadini lo sappiamo, invece no, si producono un profluvio di leggi allucinante, il doppio o il triplo della Francia, della Spagna o della Germania, il doppio o il triplo di leggi produciamo, ci sono centinaia di migliaia di leggi in questo paese di cui nessuno sa praticamente niente. C'è un'incertezza del diritto, che significa? Nella nostra vita quotidiana sappiamo cosa ci succede se commettiamo un comportamento che potrebbe non essere la norma. Questo è. Perché le imprese hanno di fronte una burocrazia enorme, perché devono sottostare a tutta una serie di leggi che magari sono l'unico in leggero contrasto con l'altra. Questa non è democrazia, questa non è libertà. Non siamo in uno stato in cui c'è una libertà democratica reale, sostanziale, perché siamo immessi in questi meccanismi. Purtroppo io sono all'interno di un comitato, chiamiamolo così, che si chiama Giunta per il Regolamento alla Camera, che sta facendo questo, cioè sta facendo l'esatto opposto, cioè vogliono, se vi faccio degli esempi pratici, ridurre la metà a due terzi dei tempi in cui i parlamentari possono parlare. Io alzo la mano e costantemente cerco di lottare per chiedere tempo. Noi dobbiamo avere dei tempi certi, più tempo per essere preparati ai vari Parlamento e per condividere con la gente le leggi. Cosa fanno loro? L'esatto opposto. Significa che le leggi, se passasse questo regolamento, sono come un freccia rossa che passa in una stazione, uno si ferma, si ferma per pochi istanti e fa scendere due o tre persone, salire due o tre persone. Significa che i cittadini sapranno ancora meno delle leggi, di quali sono i loro diritti e doveri. E quindi l'incertezza del diritto, il contenzioso delle imprese che per ricevere dalla pubblica amministrazione denari o quanto rispetta sarà sempre più lungo. E io sono arrivato alla conclusione che ho avuto l'onore di fare la dichiarazione di voto per la legge elettorale l'altro ieri, che noi vogliamo andare da parte opposta, noi vogliamo non sostituirci alla politica, alla classe politica, per lungi. L'idea del Movimento 5 Stelle sarebbe quella di cambiare il modo di pensare alla politica e andarsene. Io torno a fare il papà e dipendente dal fatto che facevo prima, e sicuramente ne riguadagno sulla mia qualità della vita. Sulla legge elettorale è successo proprio questo, cioè il Parlamento è valso zero. Io ero in commissione affari costituzionali quando iniziava la discussione generale dei parlamentari, c'erano 40 circa, vengono circa 20 in commissione, devono parlare di una legge, cioè discutono, sono arrivati in audizione fiori docenti universitari che hanno parlato di legge elettorale affinché il parlamentare aumentasse le proprie condizioni, perché poi deve fare la legge, e non c'era la legge, perché Renzi e Berlusconi non avevano ancora deciso, e noi dobbiamo parlare di qualcosa che non sappiamo. Non esisteva la legge. Due giorni in commissione veniva dal presidente indetto all'inizio della commissione che terminava il momento stesso. L'indomani è arrivata una bozza scritta su un foglio di carta straccia, e però era finito il tempo per la discussione, perché si doveva già discutere degli emendamenti. E si finisce la discussione, dopo gli emendamenti non conosco il testo. Paradosso del paradosso è che il testo era diventato. Mancavano le circoscrizioni. Che cosa sono le circoscrizioni? La suddivisione del territorio nazionale in, chiamiamolo, cerchi, che contengono i cittadini elettori e quelli che possono candidarsi. E siamo arrivati noi in questa maniera, senza sapere di cosa si stesse parlando. Questo non è il modo di fare le leggi si devono fare con la massima cognizione di causa e con la massima partecipazione con i cittadini. L'illegittimità è stata detta dei parlamentari in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale. Noi abbiamo chiesto di andare a voto immediatamente, perché un Parlamento che sta in piedi con
una legge elettorale dichiarata incostituzionale nei suoi casi principali, che sono l'assenza di preferenze e liste bloccate e premio di maggioranza, scusate, dovrebbe, allora, non è costituzionalmente legittimo perché vengono fatti salvi tutti gli atti che sono stati decisi fino a prima di questa sentenza, ma è politicamente illegittimo. Lo è soprattutto nei confronti di quei 148 deputati che siedono oggi in Parlamento grazie al premio di maggioranza, e almeno in questo noi siamo a posto, perché noi dovevamo avere in proporzionale pure circa 160-170 deputati, ne abbiamo 106 perché chi ha vinto il premio di maggioranza ne ha di più, quindi il Partito Democratico e l'SL e l'Assemblea. Ecco, ci sono 148 cittadini che siedono fuori al Parlamento e che dovrebbero stare in Parlamento. Ok, salviamo la continuità istituzionale e costituzionale della funzione parlamentare, ci può anche stare, ma queste persone, questo Parlamento non può pensare di quello che invece stanno facendo, di mettere in mano a quella cosa che è la regola democratica base di tutta la nostra vita, che è la Costituzione. È come, faccio un esempio che può essere meno calzante, è come se voi andaste in una sala operatoria a farvi operare da un medico che non ha la laurea, che non ha l'abilitazione, perché questo Parlamento è illegittimo politicamente, non deve neanche pensare di mettere le mani nella Costituzione, nella riforma del regolamento, che sono le regole democratiche base, che sembrano tecniche, ripeto, ma che incidono sulla qualità e sulla quotidianità nostra, e questo è fondamentale. Penso di aver concluso, dottor Lunghi, vi ringrazio.